Ciao ragazzi, bentornati. Allora, io per prima cosa devo ringraziare tutti quelli che mi hanno continuato a scrivere in questi mesi, chiedendomi, quasi pregandomi di riniziare con le lezioni online, dopo la mia decisione di aver, dopo forse 200 lezioni, di aver chiuso un capitolo. Però farò delle eccezioni perché veramente ho visto un interesse molto particolare che ho apprezzato tantissimo. Anche se onestamente, e bisogna anche essere sinceri, siete pochi ma belli, buoni e bravi rispetto ad altri ragazzi, perché probabilmente con tutto l'impegno che posso metterci, che ci ho messo questi anni, non ho le capacità obiettivamente di altri grandi didatti a cui faccio sempre i miei complimenti perché. Se loro hanno un seguito così enorme, io no, un motivo c'è e è giusto così. Comunque, voglio accontentare le richieste che sono arrivate piano piano e quelle che arriveranno perché sono fatte veramente con, ripeto, ho notato un vero interesse, una vera riconoscenza per tutto quello che ho messo a disposizione online negli anni, ho iniziato nel 2021, quindi c'è stata tanti complimenti che ho ricevuto, che ho apprezzato tantissimo, delle critiche giuste che mi hanno fatto migliorare e una riconoscenza che non mi aspettavo. Quindi arrivo al dunque di questa lezione e gli argomenti che sono e più richiesti riguardano l'improvvisazione e la tecnica. Quindi oggi parlo di improvvisazione, anche se, come dico sempre, è un argomento veramente enorme. C'è tanti fattori, quindi bisogna rifarsi da una parte e studiare a seconda del genere musicale, a seconda di quello che ognuno di noi vuol trasmettere con l'improvvisazione. C'è chi utilizza 6.000 note, chi con 3 note fa venire i brividi. Dipende da tantissimi, veramente tantissimi fattori. Allora, oggi volevo proporvi, soprattutto per chi è un po', diciamo, alle prime armi nel campo dell'improvvisazione, un trucchettino che può esservi comodo, almeno per me lo è stato e lo è tuttora, un piccolo trucchetto che io utilizzo soprattutto nella cadenza che viene associata al jazz, ma vi assicuro che è strausata nelle composizioni pop, nelle ballad, nel funk, nel reggae, che è il 251. In questo caso il 251 maggiore, l'ho spiegato tantissime volte di cosa si tratta. Oggi faccio l'esempio il Re maggiore. Quindi abbiamo il primo accordo che è detto secondo, quinto, primo. Quindi il secondo di Re maggiore, che è l'accordo della tonalità, in questo caso, che è Mi minore settima. Allora abbiamo Mi, Sol, terza minore, quinta, Si naturale, e Re, che è la settima minore. L'accordo avrà una sonorità più o meno così. Accordo di preparazione. L'accordo successivo è un La settima, quindi il quinto di Re appunto. Chiama accordo di tensione, che va quasi automaticamente a risolvere sul Re in questo caso. Quindi l'accordo di La settima è composto da La, Do diesis, terza maggiore, Mi, che è la quinta giusta, e Sol, che è la settima minore. Poi abbiamo il Re, che in questo caso io nella base ho messo una semplice triade, posso mettere un Re maggiore 7. Comunque Re maggiore, che è Re, Fa diesis, terza maggiore, e La, quinta. Allora, qual è il trucchetto? Innanzitutto date un occhio all'ultimo corso che feci, perché è venuto in mente ora, perché è fondamentale anche per soprattutto per l'improvvisazione, che è quello dello studio, com'è che l'ho chiamato? Studio definitivo di scale, arpeggi, qualcosa del genere,
su tutta la tastiera del basso, quindi dove ho veramente parlato di tutto, scale, triadi, arpeggi, di settima, di nona, di diciottesima, pentatoniche, come studiarle su tutta la tastiera. Perché? Perché è importante conoscere ogni elemento su tutta la tastiera, non solo su una parte, non solo in determinate tonalità. Dateci un occhio perché è un prezzo veramente da regalo. Detto questo, qual è il trucchetto che volevo mostrarvi oggi? È quello di inventarsi una frase sul primo accordo, quindi sul Mi minore in questo caso. Questa può essere già un'idea, eh? Metto anche una nona, perdonatemi, la fa diesis. Dicevo, perché partire sempre la tonica dell'accordo, usare sempre, ad esempio, le note dell'accordo, appunto, dopo un po' diventa un po' ripetitivo, scolastico quasi. Quindi è bene, come prima cosa, quando si improvvisa, iniziare a vedere, appunto, visualizzare tutte le note, se scegliete l'arpeggio dell'arpeggio, se scegliete la scala della scala, su tutta la tastiera, e quindi poter partire ad esempio da una quinta, come ho fatto io in questo caso, e non sempre dalla tonica. Poi vi scrivo tutto, eh? Altrimenti vengono sempre le solite frasi un po' scolastiche. Poi mi sposto sulla tonica di là. Invece, se utilizzo, già partendo da una nota diversa dell'accordo, in questo caso appunto quinta, e il trucchetto è spostare la frase una terza minore sopra, cosa succede? Che invece di suonare la settima, vado a suonare sol minore settima, quindi la terza minore sopra al mi minore. Vedete tutto spiegato nel PDF, a parole non sono una cima, come avrete capito. Comunque, io mi invento una frase sull'accordo di preparazione, quindi il secondo accordo, il primo accordo del 251, che in questo caso era qualcosa di questo genere. Poi, invece di andare sulla settima, vado su una terza minore sopra, quindi in questo caso sol minore settima, sol minore nona. Faccio la stessa cosa. Quindi partirò dalla quinta di Sol, che è un Re, e faccio la stessa identica frase. Questo è il trucchetto. Poi risolvo, anche in questo caso vedete vado sul La invece che sul Re, quindi risolvo sulla quinta dell'accordo di tonica. Questa è la prima frase che mi è venuta in mente. No, com'era? Poi quinta di Sol. Cosa succede? Che io utilizzo le note dell'arpeggio di Mi minore settima sulla prima frase. Sulla seconda, per determinati motivi di cui ho parlato un centinaio di volte minimo, sull'accordo di dominante, in questo caso La settima, posso utilizzare talmente tante scale, sostituzioni, andare talmente tanto out che è proprio c'è l'imbarazzo della scelta. In questo caso, utilizzando l'arpeggio costruito su una terza minore sopra al Mi minore, vado a usare il Sol minore settimo, Sol minore nona, e ho, se andate a esaminare, in relazione alla settima, la settima minore, Sol, la nona bemolle, che è la nota caratteristica che io adoro su questi accordi, Si bemolle, Re, che è la quarta giusta, e poi La, se usate il Sol minore nona, che è la tonica. Quindi la prima frase è così. Ora con la base sentirete meglio.
Quindi a base avrà questa sonorità, il Mi minore settima, accordo di preparazione, la settima, tensione, Re maggiore, risoluzione. Quindi invento una frase melodica sull'accordo di Mi minore e la faccio identica su una terza minore sopra, invece di andare quindi là sull'arpeggio, le scale di La settima, lo penso come Sol minore settima, andando a utilizzare quindi note molto alt sulla settima. Poi sul Re utilizzerò scale più o arpeggi, restando in, perché appunto, come dice il termine, preparazione, tensione, risoluzione. Quindi sulla risoluzione cercherò di restare in. Andiamo a sentire con la base la prima improvvisazione di oggi. Vado. Avete sentito che molte idee sono buone, molte meno, però poi dipende anche da gusti, ovviamente. Seconda frase di oggi. Nella frase precedente ero partito dalla quinta, quindi dal Si sul Mi e dal Re sul Sol minore, ok? Ora ne penso una partendo dalla terza minore. Ad esempio, siamo in Mi minore, vado sul Sol, cosa del genere quasi. In questo caso utilizzo Sol, Fa diesis, quindi terza minore, seconda maggiore. Mi sposto quindi sulla terza di Sol minore, che è appunto il Si bemolle, di nuovo tensione e risoluzione. Quindi anche in questo caso ho fatto la stessa identica cosa di prima, però partendo dalla terza minore. Mi sposto sull'accordo della settima pensando a Sol minore e risolvo. Andiamo a sentire ancora una volta con la base, che è meglio delle parole, e poi andiamo sulla terza e ultima improvvisazione. Vado.
Sentito com'è, a mio avviso, interessante, poi può essere bello o meno, però interessante l'utilizzo, ad esempio, del Si bemolle sull'accordo di La settima, quindi la nona bemolle, io la utilizzo tantissimo. Ultimo trucchettino, consiglio che vi do, come ne ho parlato veramente tanto anche di questo, è l'utilizzo che io faccio, diciamo, abbondantemente della settima maggiore sugli accordi minori. Quindi in questo caso siamo in Mi minore settima, quindi io avrò come settima avrò Re, vado ad utilizzare il Re diesis, quindi settima maggiore. Questo mi crea un colore molto particolare, vado out e torno in, e poi mi sposto ancora una volta una terza minore sopra, quindi un'idea può essere, vediamo. Ecco, far sentire subito, anche in questo caso parto dalla terza minore, quindi da Sol, terza minore di Mi. Però invece di suonare Re naturale, quindi Re, la settima minore, faccio sentire subito l'out con la settima maggiore, che mi piace di più. E poi rientro in con la tonica. Mi sposto sul Sol minore settima e utilizzo in questo caso il Fa diesis, settima maggiore di Sol minore. E poi risolvo ancora una volta. In questo caso posso risolvere, ad esempio, sulla terza di Re, non andare, come dicevo prima, sulla tonica. Quindi anche questo è veramente un elemento che io utilizzo tanto, tanto, tanto e funziona perché mi sposto anche in questo caso sulla terza minore sopra al primo accordo. Quindi faccio un esempio per capire meglio. Se io fossi stato in 2-5-1 di Do, li avrei avuto Re minore settima, Sol settima, Do maggiore. Do major 7, quello che volete. E avrei utilizzato l'arpeggio di Re minore settimo, Re minore nona. Poi invece del Sol settima avrei utilizzato il Fa minore settimo, Fa minore nona. E nell'ultimo esempio avrei utilizzato questo. Quindi il Do diesis sul Re minore. Imparate sempre tutto quello che studiate a farlo in più tonalità, quindi se io fossi stato invece in 2-5-1 di Mi, avrei avuto il Fa diesis minore settima, Si settima e Mi maggiore. Quindi stessa cosa,
eccetera, eccetera. Quindi fatelo più tonalità. Io vi metto la base in idea, quella originale di oggi. Scaricate il PDF perché c'è scritto tutto in modo migliore di quanto possa fare con le parole. E vado con l'ultima improvvisazione, quindi partirò da questa frase. Ripeto, questo elemento può essere utilizzato non solo nel 251 jazz, ma in tutti i 251 che ci sono canzoni di tutti i tipi, di tutti i generi e stili musicali, dal pop, le ballad, reggae, funk, punk, tutto. Quindi questo trucchettino dello spostamento sulla terza minore è valido in tutti i generi. Vado con la terza e ultima improvvisazione, poi ragazzi, le richieste mettetele sotto ai video, fatemele personalmente sul sito, sulle mail, dove vi pare. Io ogni tanto non prenderò un impegno come facevo fino all'anno scorso, ma cercherò di accontentare tutti quelli che avranno dubbi, incertezze o cose che vogliono approfondire. Sempre e comunque nel mio piccolo e con la mia semplicità. Vado e ci vediamo al prossimo video. Thank you.
Thank you.